capisco che bisogna riprendere fiato, ma diciamo, lo riprendo anch'io con una battuta. Stasera capirete anche le diversità del PD, ancora una volta. Parto da una battuta anche per drammatizzare. Il mio intervento ovviamente è completamente diverso come impostazione da quello di Michel. Dico questo dopo aver ringraziato l'Istituto De Gasperi, gli amici delle Acque di Bologna che ci hanno invitato qua. Il mio intervento è diverso perché io non esprimo nessun giudizio, perché non do nessuna opinione, perché il mio compito, che non è asettico però, è quello di riprodurre una sintesi spietata del milione di pagine nel quale è contenuto il caso Moro, attraverso gli 8 processi, le 4 commissioni terrorismo e stragi, la commissione Moro e la commissione P2, senza veli. A me piacerebbe discutere di Moro, perché io sono pugliese, tra l'altro vengo da una cultura politica, diciamo, identica alla sua. L'ho conosciuto quando avevo 5 anni, ma io non posso parlare di Moro, del Moro pensiero, perché io sono convinto che la verità sul caso Moro non c'è stata detta e c'è stata nascosta. E credo, con molta presunzione, che noi dobbiamo spingerci nel tentativo di raggiungere il massimo possibile di questa verità. Del Moro pensiero dico due cose flash. Primo, un articolo suo del 43 a Bari, sul giornale clandestino, il titolo era «Ogni persona è un universo». La seconda cosa, chi ci fa fare il salto di qualità dallo Statuto Albertino alla Costituzione e chi ci fa passare dalla concessione dei diritti dello Stato piemontese al riconoscimento dei diritti della persona combattuto in quella costituente da coloro i quali per 30 anni hanno sostenuto che la persona venisse dopo lo Stato, è stato Aldo Moro. Tant'è, lo dico ovviamente senza polemica, che uno dei baluardi del partito antitrattativista fu il fatto che la persona viene dopo lo Stato, quindi per salvare lo Stato la persona non può essere messa da parte. E tant'è che nella storia del partito antitrattativista il primo di quel partito a riconoscere che lo Stato ha fatto poco fu, nel 30° anniversario della morte di Moro, un signore che si chiama Pietro Ingrao, e secondo me lo fece benissimo, almeno riconoscendolo. Qualche altra premessa: nella commissione P2 il primo ministro donna della Repubblica Italiana, Tina Anselmi, scrive: quando su alcune vicende che hanno interessato la vita politica del paese rimangono aperti troppi interrogativi, vuol dire che a quegli interrogativi non si vuole dare risposta. Ora, io ho apprezzato i libri di Miguel, ho letto tutti i libri su Moro. Vi dico che i libri hanno uno scopo diverso, anche molte volte ce ne sono di perfetti come quelli di Miguel, come pochi altri, e ce ne sono di moltissimi romanzati, come anche i film non possono essere un punto di conoscenza storica, rimangono dei film. Io ho voluto fare un lavoro sugli atti. Quali? Quelli della magistratura e quelli delle commissioni parlamentari, che come ben sapete hanno gli stessi limiti e le stesse funzioni della magistratura.
Di quello che racconto, in estrema sintesi, ci sono anche due o tre cose contestate all'interno della magistratura e contestate dalla magistratura. Io faccio nomi, cognomi, luoghi, date, ma il mio intento non è quello di screditare, perché io non faccio il giudice. Il mio intento è quello di raccontare, perché noi siamo vissuti in uno stato nel quale non ci hanno raccontato. E io credo che la forza di uno Stato sia quella di mettere a nudo se stesso e non di coprire sotto la polvere anche le responsabilità. Io credo che le persone rimangano tali anche se in alcune occasioni hanno commesso delle debolezze. Il giudizio su alcune persone rimane tale indipendentemente dal fatto che in alcune occasioni abbiano detto un non ricordo di troppo. Quindi a me, diciamo, la stessa storia di Miguel piace raccontarla diversamente. I due o tre punti contestati ve li dirò. 1974, Washington. Onorevole, lei deve smetterla di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Onorevole, qui lei o smette di fare queste cose o la pagherà cara. Veda lei come vuole intenderla. Henry Kissinger ad Aldo Moro. Moro, dicembre 77. A me capita come a Berlinguer. Lui non viene compreso negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, io negli Stati Uniti e in gran parte della Germania. Durante il sequestro Moro, la Pravda scrive che l'eurocomunismo di Berlinguer serve gli oscuri obiettivi della reazione e porta discredito al regime socialista. Dicembre 77, Moro a Vittorio Cervone, primo firmatario della proposta di legge sulla commissione Moro, opportunamente non rieletto la volta successiva. È chiaro, opportunamente è ironico. Caro Vittorio, ci faranno pagare caramente la nostra linea politica, ma la nostra idea di far salire i comunisti sul treno della democrazia del paese è un processo lungo e difficile, ma vitale per l'Italia. Sereno Freato, collaboratore di Moro. I giornali di destra, OP, Specchio, Candido, Il Borghese, hanno attaccato Moro prima per il centro-sinistra e poi per il confronto con i comunisti. Moretti, presunto capo delle Brigate Rosse, perché non era lui il capo. Per noi Moro, Andreotti e Fanfani erano uguali. Quando abbiamo conosciuto Moro ci siamo resi conto che Moro era 50 anni avanti e capiva da un cenno l'universo mondo. Novembre 77, a Roma viene gambizzato Publio Fiori. Sui muri romani e su Repubblica appare la scritta: oggi Fiori, domani Moro. Questa nostra società brillante non dice una parola e nessuno interviene. Addirittura un giornalista, è offensivo per i giornalisti chiamarlo tale, Mino Pecorelli, aveva scritto: se Moro vivrà ancora è Moro puntini puntini Bondo. Nessuno interviene. Quando il senatore comunista Flaminio chiede al generale Dalla Chiesa, del quale io rispetto il ruolo e la memoria, quando è stato pubblicato
il primo documento di attacco mortale allo Stato, dalla Chiesa risponde: non ricordo. L'operazione Moro, i brigatisti la chiamano operazione Fritz. E quando Flamini chiede dalla Chiesa se ha avuto notizia dell'evento verificatosi il 6 marzo 78 nel carcere di Matera, dove tale Salvatore Senatore, senatore di cognome, aveva ricevuto informazione dai brigatisti che a giorni a Roma sarebbe stato rapito altissimo personaggio dello Stato, dalla Chiesa disse che non aveva avuto notizia di questo. I giudici Imposimato e Priore vedono documento dei servizi segreti francesi del febbraio 78, nel quale è scritto che nel mese di marzo in Italia sarebbe stato rapito Aldo Moro. Hyperion a Parigi è fondata da tale Simioni, ex socialista, amico di Craxi, poi aderente alle Brigate Rosse. L'Hyperion, per la storia, viene chiamata dai brigatisti la ditta. E il termine la ditta la usano anche gli aderenti alla Rosa dei Venti. Per la storia. Non è solo storia, cioè, è scritto a... Capisco che possa suscitare l'arità, ma è scritto. No, era perché per la ditta. Sì, ma ho capito. In quella ditta ci sono anch'io, lo capisco. Questo documento, del quale vi parlerò ora, è di questo documento è contestata la veridicità, nonostante la professoressa Gabella, che è il massimo dell'autorità italiana, abbia accertato che il documento è risalente agli anni, all'anno 78. Che cosa dice questo documento? Questo è un documento del 2 marzo 78, Ministero della Difesa, direzione decima, Gladio, che parte su tre canali, tre persone, e si sviluppa tra Roma, La Spezia e Beirut. Sostanzialmente questo documento, firmato dal capitano di vascello Malusardi, dice il 2 marzo di prendere contatti con il fronte di liberazione della Palestina per la liberazione di Aldo Moro. E lo dice attraverso tre gladiatori, uno che si chiama Acconte, l'altro che si chiama Ferraro e l'altro che si chiama Giovannone, che peraltro è citato anche in una lettera di Moro. Questa anomalia contestata, la cui veridicità è contestata da molti, si incrocia anche con la sparizione di due giornalisti del Sole 24 Ore a Beirut nel settembre-agosto del 1980. Non erano del Sole 24 Ore, per esempio. Per esempio, anche questa è una cosa che sarebbe opportuno evitare, per evitare di contrapporsi nel rispetto delle diversità. Io lo so che lei non ci crede a questo argomento, ma l'ha già detto, però io non sto facendo una perizia. Lei pensa... Invece ci vuole una perizia. Io ho la mia... Fortunatamente... ho capito, io ho la mia, lei ha la sua. Fortunatamente non fa parte degli atti di
di commissioni parlamentari e neppure di atti giudiziari. Però se lei mi consente di poter esprimere quello che penso, questa vicenda porta alcuni magistrati, Mastelloni, Palermo, a considerare alcuni protagonisti di questa vicenda essere persone dedite di fatto a coprire le responsabilità palestinesi e a depistare. Che cosa succede in questa vicenda? Che questi due giornalisti che scompaiono e dei quali non si saprà più nulla si incrociano con un traffico d'armi e si incrociano probabilmente con addestramento dei terroristi libici che viene effettuato unitariamente ai brigatisti italiani e in presenza di alcuni uomini riconducibili con responsabilità apicali a Gradio. In questa vicenda alcuni di questi uomini vengono arrestati e condannati dalla magistratura italiana. Uno di questi è il generale Santovito dei servizi segreti, che noi troveremo più volte nella storia di Moro. E vorrei ricordare che tra i personaggi implicati in questo traffico inusuale c'è anche tale generale Musumeci, condannato per depistaggio per la strage della stazione di Bologna. L'azione di Via Fani inizia con un gesto che normalmente molti di noi hanno fatto come gesto di affetto. Cioè una ragazza, Rita Algranati, 20 anni, alza il mazzo di fiori all'arrivo delle automobili di Moro. Va precisato che dopo 36 anni noi non abbiamo avuto la striscia delle telefonate che l'auto della polizia che accompagnava Moro ha ricevuto durante la partecipazione di Moro alla Santa Messa, perché i due carabinieri stavano dentro, i tre poliziotti stavano fuori. Perché è importante sapere chi ha telefonato la macchina della polizia che seguiva Moro? Per un motivo molto semplice, perché quando il 29 maggio del 79, cioè l'anno dopo, in viale Giulio Cesare a Roma vengono arrestati Valerio Morucci e Adriana Faranda nella casa di Conforto, noto agente del KGB sin dagli anni 40, a parte la stranezza che nella casa del capo del KGB invece di trovare la statua di Stalin si trovi carta intestata dell'istituto Prodeo e il numero privato di Marcinkus, ma questa potrebbe essere una coincidenza. La stranezza è che nella tasca di Valerio Morucci si trovi nome e cognome, indirizzo e numero di telefono di un maresciallo di pubblica sicurezza in servizio all'ufficio Radio Scott del Ministero degli Interni, con una tessera particolare, la P2. Perché è importante sapere questo? Sarebbe importante sapere questo. Perché il percorso che la mattina del 16 marzo Moro fa è un percorso anomalo, nonostante molti si sforzino di spiegarlo, è un rapporto anomalo, perché rispetto alla Chiesa, rispetto al punto di arrivo di Moro, che è la Camera, il luogo di Via Fani e Via Stresa è retrostante rispetto alla Chiesa. Mi spiego, è come se uno da Bologna, volendo andare a Reggio Emilia, vada prima a Rimini. Si può fare, ma non è normale. Se noi avessimo chi ha telefonato alla macchina di Moro, qualche cosa in più potremmo capirla. Chi è Rita Algranati? La più giovane brigatista, ha 20 anni,
ma questa non è la qualità è che in Via Fani ci sta anche il marito, che si chiama Alessio Casimirri, e la qualità è che questo Alessio Casimirri, figlio di una cittadina vaticana, il cui padre fa il capo ufficio stampa di Paolo VI, Giovanni XXIII e Pio XII, è un personaggio per il quale i nostri servizi segreti hanno speso nel 99 1,5 miliardi, ma sta in Nicaragua. Dopo 36 anni l'Italia non ha mai chiesto l'estradizione e noi non sappiamo che cosa ci stia a fare. L'azione Fritz dura 3 minuti. Ci vorrebbero 3 ore per raccontarla. I brigatisti a tutt'oggi, e quindi non scompaiono i brigatisti, continuano a sostenere di aver sparato soltanto dal lato destro del bar Olivetti, cioè dove c'era la siepe. Ci sono una serie di colpi e il maresciallo Leonardi non muore per i colpi da destra, ma muore per i colpi da sinistra. Franceschini e la moglie di Leonardi sostengono che chi ha sparato a Leonardi sia stato da lui riconosciuto. Ci sono 2 perizie, una del 78, l'altra del 94. La prima perizia parla di 93 bossoli, la seconda di 68 bossoli. Facendo riferimento alla prima, ci sono 34 bossoli dei 48 sparati dall'unica arma che non sono identificabili, cioè la magistratura all'epoca dichiara che questi colpi non sono riconducibili se non a forze di polizia non convenzionali, perché questi bossoli non hanno la numerazione, la casa di fabbricazione, l'anno di costruzione. All'epoca non si identifica la provenienza, ma la provenienza viene identificata nel 1991, quando bossoli analoghi ai 34 non ufficiali di Via Fani vengono ritrovati nei depositi Nasco di Gladio in Sardegna. Durante i 3 minuti dell'azione di Via Fani, io mi rendo conto che, diciamo, questi passaggi sono un po' amari da ascoltare. Durante i 3 minuti della vicenda in Via Fani ci passa una onda. È una onda sulla quale, diciamo, c'è sempre molta circospezione nel parlare di tutti gli ambienti. Questa onda spara, ma non perché lo dica io, perché lo dice una sentenza del 1991, nella quale il pubblico ministero Antonio Marini scrive e dice: per inconfessabili motivi non siamo riusciti ad individuare chi stava sulla moto Honda. Valerio Morucci, nello stesso processo, dice: non sono persone riconducibili alle Brigate Rosse, perché tra l'altro noi non abbiamo mai usato le moto. La stessa moto, quella di via Fani, è stata riconosciuta dal professor Lallo nei 15 giorni precedenti sotto lo studio di Moro in via Savoia. Sempre nel 1991 la magistratura scoprirà che tale colonnello Guglielmi, anche questa è una persona, diciamo, che difficilmente si nomina, era presente in via Fani, a 100 metri. È interrogato dalla magistratura, questo colonnello Guglielmi dichiarerà di essere andato a pranzo da un amico alle 9 di mattina. L'amico, tale D'Ambrosio, farà presente che non solo non l'ha invitato a pranzo, che lui si è presentato alle 8:30, 9:15, dopodiché è andato subito via con la motivazione che doveva scendere per strada
dove si stava verificando un evento di importanza eccezionale. Questa motonda non è stata mai rintracciata fino a quando il 10 ottobre del 2009 la stampa di Torino ha ricevuto una lettera anonima. Anticipo che su questa vicenda della lettera anonima il procuratore Ciampoli in commissione, quindi ultimamente, ci ha comunicato che si va per l'archiviazione perché dopo tanti anni non ci sono gli strumenti per riconoscere se la lettera anonima dice il vero. Che cosa dice la lettera anonima? La lettera anonima dice che sostanzialmente dopo 36 anni, essendo questa persona che la scrive piena del rimorso di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto, dice: avrete questa lettera quando io sarò morto, ma vi indico chi stava con me sulla moto quella mattina del 16 marzo e soprattutto vi dico che stava a fare la moto in via Fani e chi l'aveva mandata. E dice: io operavo alle dipendenze del colonnello Guglielmi, con me sulla moto c'era un altro uomo come me proveniente da Torino, il nostro compito era quello di proteggere le Brigate Rosse nell'azione di disturbo di qualsiasi genere. Ovviamente dopo 36 anni uno è morto, l'altro pure. Il procuratore dice: non ci abbiamo gli estremi per risalire all'identità. Una cosa strana che giovedì verrà in commissione, l'ispettore Rossi che ha seguito questa vicenda ha trovato nella casa del sopravvissuto delle pistole compatibili con l'esercizio di via Fani e soprattutto alcune copie dei giornali, tra cui quella di Repubblica del 16 marzo 1978. In realtà delle riproduzioni fatte decenni dopo. Ma lei può venire qui, c'è il microfono. Io quando dico certe cose, lei è molto sensibile, l'ho fatto a Sasso Marconi ma non fa qua. Credo che se, d'altra parte, se le do fastidio io posso andare via, ma lei per quale motivo continua a riprendere? Perché poi ci vuole anche un po' di... No, ma ha fatto già sempre di vogliamo capire voi. Se è una verità anche lui, scusa. Per carità, io non racconto il Vangelo. Vogliamo capire che siamo sicuri. Il 16 marzo del 1978 l'ingegner Alessandro Marini, interrogato dalla Digos, afferma testualmente: i due della moto Honda sono gli stessi sbucati tra le macchine parcheggiate in via Mario Fani. Uno dei due aveva il viso travisato dal passamontagna. Mi è rimasto impresso il conducente, un individuo sui 20 anni, 22, molto magro, con il viso lungo e con le guance scavate. Mi ha richiamato l'immagine dell'attore Edoardo De Filippo. Questi sono alcuni dei fatti. Quando Claudio Martelli chiede al generale Santovito come mai quasi 100 colpi di arma da fuoco non colpiscono Moro e uccidono i 5 uomini della scorta, Santovito risponde: i brigatisti erano tiratori eccezionali. Peccato che gli faccia eco Franceschini, il quale gli dice: le nostre armi si sono sempre inceppate e anche a via Fani le armi di alcuni dei brigatisti, si pensi a Fiore o a Bonisone, si sono inceppate. Durante sempre quella mattina del 16 marzo, all'epoca Lucigos registrava tutte le trasmissioni di televisione e di radio private. Quella mattina, tra le 8.30 e le 9.30, questa intercettazione non fu effettuata. Quella mattina un aereo libico dedito al trasporto di terroristi, partito da Beirut, destinazione Zurigo, si fermò improvvisamente a Roma e partì
alle 10.30. La cosa stranissima è che da quell'aereo scesero persone che ebbero contatto con il generale Santomito. Quella mattina dal Ministero degli Interni, subito dopo la strage di Via Fani, a firma del capo della polizia Parlato, siglando pro-ministro, partì un comunicato a questure, prefetture, commissariati di polizia, con il quale si diceva di attuare il piano zero. Peccato che questo piano zero non esisteva. E la spiegazione del capo della polizia, postuma, fu che un questore sardo, pensando di essere ancora in Sardegna e non al Viminale, dette disposizioni di applicare il piano zero che valeva soltanto per la Sardegna in determinati casi. Il 16 marzo 1978 il rapimento di Aldo Moro viene effettuato dinanzi a un bar che viene chiuso due mesi prima il rapimento e viene aperto un mese dopo il rapimento. Su questo bar c'è una società di tale Bruno Barbaro che addetta alla magistratura di alcuni suoi dipendenti caccia i clienti quando i clienti si rivolgono a lui per acquistare, dicendo che serve già tre grandi siti acquirenti, quindi non gli serve vendere altra roba. C'è solo una cosa da stare molto attenti: questo signore Bruno Barbaro è il cognato del colonnello Pastori Stocchi. Il colonnello Pastori Stocchi all'epoca è il comandante generale della base militare di Capo Marraggio, cioè Gladio. È lo stesso Barbaro, nella sua attività imprenditoriale, di fatto copre un ufficio dei servizi segreti. Altro particolare da tenere presente: se qualcuno ha nitide le immagini di che cosa stesse alla destra della macchina di Moro quando la macchina di Moretti si bloccò al crocevia, c'era una macchina che per 36 anni è stata sempre citata come Mini Minor. Invece era una Austin Morris. Questa Austin Morris era al posto del furgone di tale Spiriticchio, cioè il fioraio. I brigatisti che la sera precedente vanno a tagliare le gomme del furgone di Spiriticchio per evitare che il fioraio possa stare lì, il giorno dopo si trovano un Austin Morris. Di chi? Di qualcuno di voi? Sarebbe stato normalissimo. Quell'Austin Morris fa capo ad una società immobiliare che si chiama Gradoli, e quella è una società immobiliare che fa capo a due società dei servizi segreti italiani. Coincidenze. La coincidenza ancora più pesante è che su questa Austin Morris per 36 anni nessuno ha riflettuto, e quando io al pubblico ministero infelice dell'epoca l'altro giorno ho fatto notare: ma scusate, non vi sembrò anche di dover indagare su questa macchina? Perché questa macchina è importante? Perché se non ci fosse stata la macchina di Moro, guidata dall'appuntato dei carabinieri Ricci, avrebbe avuto una manovrabilità di fuga che così non poteva avere. Nessuno ha indagato su questa macchina. Quando Leonardo Sciascia chiede ad Andreotti se chi ha deciso di non trattare, Andreotti risponde: non abbiamo mai deciso di non trattare, perché lo Stato non tratta e basta. Franco Franchi, deputato missino, famoso per i fatti di Reggio Calabria,
gli fa notare che in Italia nel 1972 c'è stato l'episodio di Fiumicino riportato dalle lettere di Moro, nel quale alcuni fedain spararono dei connazionali. Lo Stato, seppur senza dircelo, trattò, perché prese quei fedain e li portò a Beirut. Quello che noi all'epoca non abbiamo saputo e che invece è oggi dimostrabile anche per via dei processi che si fecero, delle indagini che si fecero, è che quell'aereo fu completamente distrutto al suo ritorno in Italia, nei cieli del Veneto, da un missile del Mossad, e morirono tutti gli uomini dell'aeronautica militare che stavano lì. L'inchiesta l'ha fatta il giudice Nordio, che a distanza di tanti anni conferma questo episodio. Sereno Freato invece dice: Moro avrebbe trattato anche per l'uscire della Democrazia Cristiana. Claudio Martelli dice: quella del Partito Socialista fu proposta di trattare, quella della Democrazia Cristiana e dei comunisti fu azione di non trattare. Moro dal carcere dice: da che cosa si deduce che lo Stato va in rovina se una volta tanto un innocente sopravvive e in compenso un'altra persona, invece che in prigione, va in esilio? Tizianic, per il quale Ciampoli chiede il concorso in omicidio: ho messo io in moto la manipolazione strategica che ha portato alla morte di Moro, al fine di stabilizzare la situazione dell'Italia. Una decisione cinica, un colpo a sangue freddo. Un uomo doveva essere sacrificato per la sopravvivenza di uno Stato. Sempre lui. Siamo stati noi a mettere il dito dei brigatisti sul grilletto della pistola. La decisione di far uccidere Moro non venne presa alla leggera. Ne discutemmo molte volte, perché a nessuno piace sacrificare la vita umana. La decisione finale, dice Pizzienic, venne presa da Cossiga e presumo Andreotti. Poi Pizzienic racconta un episodio che, se fosse vero, sarebbe da rabbrividire, ma lo dice pubblicamente, e cioè spiega quello che avveniva nel comitato che cercava Moro, del quale non esistono verbali. E il prefetto defunto Parisi dice che per brevità non si facevano i verbali. Io al Ministero degli Interni ho trovato verbali di quando stava ancora a Carlo Felice, non Carlo Alberto. Pizzieri dice: questo comitato, quando fu formato, era di 40 persone. Dopo la prima riunione io mi resi conto che le notizie filtravano e andavano alle Brigate Rosse. Lo disse a Cossiga e Cossiga disse: l'ho visto anch'io. Ridussi il comitato a 20, ma non cambiò niente. Poi a 10, ma non cambiò niente. Poi a 4, ma filtrava tutto. Alla fine rimanemmo io e Cossiga, ma le notizie continuavano a filtrare. Cossiga ha ucciso io Moro. Io devo tutto a Aldo Moro. Ma il giorno in cui ho votato per la fermezza contro i suoi carcerieri, sapevo che stavo condannando il mio amico a morte certa. Va detto, per onore della cronaca, che il 21 marzo 1978, in un paese distratto, allora come oggi, e con partiti altrettanto distratti nella maggior parte, furbi in qualche parte, il Consiglio dei Ministri approvò un decreto con il quale, per molti lo ricorderanno come il decreto che imponeva di portare la carta d'identità appresso o di registrare i fitti. Ma quel decreto diceva una cosa molto più importante, cioè diceva
che le decisioni della magistratura erano subordinate a preventiva valutazione del Ministero degli Interni. Non se ne accorse nessuno, non è mai successa in Italia una cosa del genere. La motivazione fu per salvare la vita dell'ostaggio. Nei primi giorni di aprile del 78, a Zappolino, frazione di Valsamoggia, provincia di Bologna, c'è una seduta spiritica. No, la seduta spiritica è agli atti della magistratura, e agli atti della magistratura la fanno una decina di professori universitari, tra cui Prodi, Gobbo, Globa, Vassari, con le mogli, tutto agli atti della magistratura. Da questa seduta spiritica, secondo le dichiarazioni fatte dalla magistratura e dalla commissione inquirente, verrebbe fuori Gradoli Bolsena Viterbo. Ovviamente Priore, il giudice di Ustica, dice: io non credo alle sedute spiritiche, sono malcelati tentativi di coprire fonti autorevoli. Io questa cosa che vi sto per dire non ho le prove, perché mi è stata raccontata oralmente. Vi dico che la seduta spiritica ci fu, evocando lo Sturzo, ma che la fonte vera si trovava molti chilometri giù, nell'università di Cosenza, nell'incontro tra un rettore dell'epoca e un professore universitario dell'epoca. E il professore universitario dell'epoca era quella che veniva considerata l'ala buonista delle Brigate Rosse, ingiustamente, perché non è che non volessero uccidere Moro, mi sto riferendo a Piperno, era il più furbo, che riteneva che Moro vivo avrebbe combinato più guai che Moro morto, e quindi con Pace, Morucci e Faranda apparteneva a chi non riteneva giusto uccidere Moro. Questa seduta spiritica ha una serie di anomalie. Perché? La prima è che Cossiga nel 1982 parla di via Gradoli, nel 1993 parla di Gradoli. Poi c'è un report di un servizio segreto italiano che dice che la notizia di Gradoli è Gradoli Strass, e viene fuori dalla Germania orientale, e prima che dalla Germania orientale dalla Cecoslovacchia, attraverso il rapporto di conoscenza e di intimità tra un agente dei servizi segreti italiani e la figlia di un dirigente dei servizi segreti della Germania orientale. L'episodio di via Gradoli, al di là dell'anomalia della seduta spiritica, è grave anche perché nessuno ammette che a Roma ci sia via Gradoli. E non c'era bisogno di andare sulle pagine gialle, come pure chiede la signora Moro, perché i servizi segreti, tramite Lucigos, a via Gradoli avevano 6 appartamenti di loro proprietà. L'allora dirigente del Ministero degli Interni, poi il capo della Polizia Parisi, ne aveva, e oggi ce l'hanno i suoi eredi, 4 di sua proprietà. Ma c'è un'altra cosa molto strana, che mentre si dibatteva su via Gradoli o Gradoli, nessuno ricordava, ed il capo della Polizia aveva avuto questa informazione, che il 18 marzo 1978, cioè 2 giorni dopo il rapimento Moro, la polizia c'era già stata in via Gradoli. E in quell'appartamento, nel quale nessuno aprì, non è importante che ci fossero Moretti e la Balzarani, è importante sapere chi stava fuori a bussare a quell'appartamento. E io dico queste cose, non, tra l'altro tutta questa gente non l'ho mai conosciuta. Chi stava fuori? Stava un vicequestore fuori che bussava, che aveva la tessera P2, ma questo per qualcuno può essere, ho sentito anche qualche giorno fa che qualcuno dice: ma non è esecrabile. È esecrabile però che quel vicequestore che bussò qualche mese dopo
diventò vice del generale Grassini, capo del SISDE, anche lui iscritto alla P2 ed amico di Celli. Sempre su via Gradoli, la curiosità, nell'appartamento di Moretti le bombole le portava un appuntato dei carabinieri, Enzo Gismondi, che per arrotondare il mestiere faceva questo. E di fronte al 96 di via Gradoli, che è una strada che ha una larghezza un terzo di questa misura, quindi proprio stretta, tant'è che se passano dei pedoni le macchine devono stare attente, senso unico, di fronte all'appartamento di via Gradoli abitava un maresciallo dei carabinieri che non era di Bologna, sarebbe stato normale, ma di Porto San Giorgio, lo stesso paese di Mario Moretti. Ma i due in questa permanenza di 2-3 anni non si sono mai visti. Ovviamente il documento di ispezione allo stabile di via Gradoli del 18 marzo 78 è falso, e questo non discredita l'ente che lo ha fatto. Ma perché è falso? Perché se uscisse oggi un documento firmato dal presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini e datato 1998, chiunque direbbe che è falso, perché Bonaccini nel 98 non era presidente della regione. Quel documento porta su la dicitura Polizia di Stato, ma la riforma della Polizia di Stato è del 1981, quindi la carta intestata all'epoca non era Polizia di Stato. E perché la dizione Polizia di Stato è successiva alla riforma. L'episodio di via Gradoli ci ricorda anche che quella mattina, quando arrivano i vigili del fuoco, mentre il maresciallo Leonardo entra nell'appartamento di via Gradoli a seguito di una comunicazione della signora nella quale perdeva l'acqua, la casa, eccetera, eccetera, una motonda, che non è la stessa di via Fani, arrivando all'altezza del civico Gradoli 96, immediatamente, quando vede la polizia e i vigili del fuoco, gira su se stessa e, facendo contromano tutta via Gradoli, va sparendo. La stranezza di via Gradoli è, primo, che lì si trova carta intestata del Ministero degli Interni in un covo delle Brigate Rosse, portata da un miliardario napoletano che si chiama Sebregondi, il quale l'ha avuta dalla segretaria del sottosegretario Nicola Lettieri, che era il vice di Cossiga al Ministero degli Interni. Nel bagno la Balzarani dice che distrattamente, dopo aver fatto la doccia, ha appoggiato il doccino sul manico di una scopa che ha una circonferenza di meno di 2 centimetri, e questo doccino, dal quale esce acqua potentissima, calda, manda l'acqua ad incunearsi nelle uniche 2 mattonelle scostate della doccia, per cui l'acqua poi scende giù. Se voi ci provate, non ci riuscirete a far mantenere il docino in quella posizione. In realtà Moretti era andato via quella mattina, aveva lasciato la patente, nessuno sapeva di Mario Borghi o Mario Moretti, nessuno sapeva di quel covo. Ci sono una serie di ipotesi, anche alcune di queste interne alle Brigate Rosse. Certo è che a distanza di pochi metri da quel covo si realizza l'episodio del lago della Duchessa, che è conseguenza del comunicato numero 7 delle Brigate Rosse, dove si dice che Moro è morto e che sta nel lago della Duchessa. Su quella ricerca, nell'elicottero dei carabinieri
sale il procuratore capo Giovanni De Matteo, non ci va il sostituto Inferisi, il quale, interrogato in seguito, dice: io non sono andato per due motivi. Il primo è che con De Matteo, procuratore capo, per 55 giorni non ci siamo mai parlati e cercava lavoro. Il secondo è perché io sapevo che quel comunicato non fosse delle Brigate Rosse, e lo sapevo non solo perché si leggeva in maniera lapalissiana, ma perché io poi addirittura sapevo che quel comunicato era conseguenza di una decisione del magistrato Claudio Vitalone, e che alla realizzazione di quel comunicato aveva partecipato Chicchiarelli, capo della banda, vice capo della banda della Magliana, e pezzi dei servizi segreti romani che avevano rapporti con la banda della Magliana. Io non voglio dare responsabilità a nessuno, ma dopo la scoperta del covo di Via Gradoli, il primo giornale a parlare di questo è quello di Mino Pecorelli. E Mino Pecorelli commette un errore, o meglio, commette un errore chi gli ha riferito dalla scoperta del covo di Via Gradoli. Perché Mino Pecorelli non parla del civico 96, parla del civico 92. Se voi vi andate a vedere il verbale del covo di Via Gradoli, quello iniziale, parla del civico 92. Questo verbale, con il rispetto dovuto, fu fatto dal colonnello dei carabinieri Cornacchia, iscritto alla P2, che fu lo stesso che il 17 marzo 78, dopo aver ricevuto l'Abbé Pierre, fece scomparire dalle foto segnaletiche dei brigatisti ricercati il marito della nipote dell'Abbé Pierre. Cossiga e Andreotti nel 2004 e nel 2007 ammettono che loro avevano saputo che il comunicato numero 7 relativo al Lago della Duchessa fosse falso, ma lo dicono soltanto molti, molti anni dopo. Per necessità di sintesi, tra l'altro non potendo correre il rischio di rimanere a Bologna, anche se la cosa sarebbe piacevole e gradevole, cito Sergei Sokolov, cito, uno studente russo che ha frequentato le lezioni di Moro fino al 15 marzo 78, sul quale, che viene fuori dopo la scoperta del dossier Mitropin perché viene riconosciuto dall'assistente di Moro, professor Francesco Tritto. A quel punto si scopre che questo Sokolov è arrivato in Italia nell'81, ma ci sono foto e testimonianze, addirittura una comunicazione di Moro per il 16 marzo 78 per farlo assistere alla seduta della Camera, e ovviamente i nostri servizi segreti hanno modificato l'accesso di Sokolov in Italia spostandolo dal novembre del 77 all'81, e i nostri servizi dal novembre 77 sapevano che Sokolov era un agente del KGB, ma nessuno si è guardato bene di dirlo ad Aldo Moro. Questo Sokolov, peraltro, arriva in Italia perché vince una borsa di studio al Ministero degli Esteri su indicazione di tale Giorgio Ainlaud, che era un ambasciatore italiano prima a Sofia, poi a Mosca, ma la cui qualifica principale è che dal 61 lui era un agente segreto della Stasi e faceva l'ambasciatore italiano. Quando la signora Moro viene interrogata dalla magistratura, ha mai visto Andreotti? Mai.
Cosa ha fatto il governo per salvare suo marito? Nulla. La DC? Nulla. Anzi, hanno tutti impedito di fare quello che volevamo fare. Abbiamo fatto diversi tentativi per salvare Aldo, ma ci hanno sempre bloccato. Claudio Martelli, Commissione d'inchiesta. Signora Moro, ci ricorda che cosa è successo quando è venuto Cossiga a trovarla? Sì, è venuto qualche giorno dopo che papà fosse rapito, lei chiamava papà il marito. E mi ha detto, Noretta, stai tranquilla, ma siccome io conosco Cossiga dai tempi della Fucci, in quel momento ho capito che non avrei mai più visto papà. I giudici Cosimato e Priore dimostrano i collegamenti delle Brigate Rosse con la RAF, l'OLP, la Stasi, il KGB. Ma i rapporti delle Brigate Rosse non si fermano al terrorismo internazionale. Ci sono anche rapporti con le Brigate Rosse, con il Mossad, che offre ai brigatisti soldi e armi, e c'è un filone che riconduce l'attività delle Brigate Rosse ad un rapporto diretto con la Camorra. Quale? Il caso Civillo, che viene gestito insieme da Brigate Rosse e Camorra. E i 3 miliardi del riscatto vanno 1,5 miliardi alle Brigate Rosse e 1,5 miliardi alla Camorra. Quelle delle Brigate Rosse se li prende Senzani, che è uno che ha filmato e firmato l'omicidio Moro e che è quello, il cervello, che preparava le domande, perché non era Moretti, semplice perito industriale di bassa cultura, ma era Senzani. Il quale Senzani fa rapire Roberto Peci, lo fa detenere per 55 giorni come Moro, lo uccide con 11 colpi di pistola come Moro e lo filma mentre lo uccide. E c'è una dichiarazione di Cossiga del 13 maggio 78, il quale dice, guardate che chi ha interrogato Moro è persona di altissima cultura, secondo me un professore universitario che ha vissuto la storia, non l'ha studiata. Vorrei segnalare ancora la possibilità che Violante e Guerzoni abbiano ragione quando parlano di canale di ritorno delle Brigate Rosse dal carcere attraverso Don Antonello Mennini, al quale nessuno ha creduto, lui stesso l'unica volta che si è fatto interrogare ha negato, ma se voi andate a leggervi il libro, lo dico soltanto come citazione, Ho visto piangere Aldo Moro di Prospero Gallinari, nel libro Prospero Gallinari, prima di morire, firmato con lo pseudonimo di Edmond Dantès, cita l'episodio del sacerdote. Vorrei ricordare, poi devo necessariamente avviare la conclusione, alcune dichiarazioni di Tina Anselmi, la quale parla, da presidente della commissione più due, dice, voi non potete capire, pensare, studiare il caso Moro se non capite che cos'è stata la P2, perché durante il caso Moro c'erano carabinieri buoni che subivano la guerra da carabinieri cattivi. Addirittura ci sono stati 4 generali dei carabinieri, 2 li abbiamo arrestati in commissione per falsa testimonianza, che si sono recati durante i 55 giorni a Villa Vanda ad Arezzo da Gelli e, interrogati sul perché fossero andati là, ci hanno detto che erano andati là per comprare gli abiti della Lebole con lo sconto. Faccio un salto indietro, il 16 marzo 78 la segretaria di Gelli dice alla magistratura che alle 11 Gelli incontra 2 persone che lei non riconosce e appena le vede dice il più è fatto.
è accertato che Gelli finanziasse dal 1961 con 400 milioni l'anno Pecorelli e i giornali di Pecorelli, e una dichiarazione di Cossiga alla commissione: Pecorelli è un ricattatore, un delinquente, non avrei mai pensato, non potrei mai pensare che abbia rapporti con persone per bene, perché eccetera eccetera. Morucci, Moro non è il pesce-cane presidente di un partito di pesce-cani. Moro non è un sossi qualsiasi. Moro, anche con noi, fa il moroteo, tenta di capire perché noi a 25 anni lasciamo le fabbriche, gli studi e abbracciamo la lotta armata. Durante un interrogatorio fatto dalla magistratura per acquisire i dati della quantità dei brigatisti presenti in Diafani, il magistrato fa riferimento al giudice Sossi, e i due brigatisti che sta interrogando, Germano Maccari e Alberto Franceschini, alla notizia del magistrato che dice: ma come mai per Sossi, che era indifeso, siete andati in 18, e per Moro, che ci aveva 5 uomini, siete andati in 6, i due brigatisti non scattano sui 6, scattano sui 18, perché fanno notare che a Sossi erano 19 e che mancava, nella cognizione della magistratura e quindi nell'arresto, il brigatista di Quarto Oggiaro, Francesco Marra, pescivendolo. Alla domanda del perché, i due brigatisti separatamente dicono perché era un infiltrato dei carabinieri nelle Brigate Rosse. E frate Girotto sostiene che l'infiltrazione, poi ripresa da Franceschini, perdurasse dagli inizi degli anni 70. Il 9 maggio 78 viene ucciso, impastato dalla mafia, bisogna essere pure fortunati a morire, ma la notizia è che viene trovato il cadavere di Aldo Moro. Il giudice imposimato sostiene che la prigione di Moro sia quella di via Montalcini. Le autopsie e l'interrogatorio fatto dal presidente della commissione terrorismo e stragi, Pellegrino, ci lasciano dei dubbi. Perché? Perché sul corpo di Moro, innanzitutto, le condizioni ossee del corpo di Moro sono incompatibili con uno spazio angusto di 2,80 m per 1. Le condizioni di pulizia del corpo di Moro sono incompatibili con la versione dei brigatisti, che dice mai ha fatto una vasca da bagno o una doccia. Sul corpo di Moro si trova un cappello colore rosso di 20 cm, non riconducibile alla Braghetti, che aveva i capelli corti e neri. E in più, sul corpo di Moro vengono trovati peli di cane di grossa taglia, incompatibile con lo spazio della prigione di via Montalcini. Probabilmente quella di via Montalcini è stata certamente una delle prigioni. Siamo andati a vedere la Renault. La Renault, le dichiarazioni dei brigatisti sono incompatibili con lo stato dell'arte della Renault, perché la Renault ha semplicemente un colpo che ha non perforato, ammaccato il cofano della Renault stessa, ma se uno si mette a sparare una persona fuori rispetto al cofano, i bossoli, è materialmente impossibile che possano raggiungere il volano della stessa automobile. Quindi la teoria che l'abbiano ucciso nel cofano viene meno, e viene meno anche per un altro motivo: perché Moro, quando l'hanno sparato, lui ha istintivamente messo una mano per difendersi. Questa mano gli ha massacrato due dita. Se voi vedete sul sito del Corriere, o anche sul mio se volete, il di sopra della la moquette posteriore del cofano della Renault, c'è una strisciata di sangue che permane dopo 36 anni,
ma è iscritta già nella perizia del 78. Tecnicamente, se una persona viene raggiunta da 11 colpi di pistola ed è steso, con il braccio non arriva là. Anche perché Moro non muore, come dicono i brigatisti, immediatamente. Muore dopo 15 minuti, nei quali rantola, ansima e piange. Muore perché viene colpito da 2 colpi silenziati e da 9 non silenziati, non conseguenziali. Assolutamente non conseguenziali. Sparati a distanza ravvicinata, ma non conseguenziali. La Renault, così come la vediamo, non ci dice chi ha sparato. Ci dice che la dinamica vera non è quella raccontata. C'è un errore che fanno i brigatisti, perché Germano Maccari nega che la Renault sia stata trasportata in via Caetani. Tutto il mondo sa che Moro è stato trovato in via Caetani. Perché deduco che Mario Moretti non sia il capo vero delle Brigate Rosse? Per la sua ignoranza culturale, ottimo capo militare, perché Franceschini e Curcio, non a me, dicono Moretti è una spia dei servizi segreti. E Franceschini dice, Moretti mai arrestato, per tante volte è andato via dal covo delle Brigate Rosse prima dell'arrivo dei carabinieri. Curcio imputa a Moretti l'episodio della cascina e l'uccisione di Mara Cadò. Franceschini, fino al mio arresto nel 74, nelle BR c'erano 3 infiltrati del Ministero degli Interni. Su via Montenevoso ha parlato Miguel. Su via Montenevoso chi ha condotto l'operazione? Il capitano Arlati dei Carabinieri sostiene in un libro pubblico e in alcune dichiarazioni che la documentazione ritrovata nella prima occasione fu portata, compiendo un atto extra legem, al generale della Chiesa, e che quando questa documentazione gli tornò, la documentazione era notevolmente inferiore rispetto a quella che fosse uscita da via Montenevoso. Non aggiungo altro perché, diciamo, non è più il caso, tranne una considerazione finale che credo si debba a Moro, perché io credo che la persona centrale di tutta questa vicenda resti Aldo Moro, il quale scriveva: questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. Poi ancora, obiettivo dell'uomo non è realizzare pienamente la giustizia, ma avere dalla giustizia fame e sete. Poi forse immaginando che ci sarebbe stato uno spiteriato folle come me, che da un anno gira l'Italia tentando di perlomeno di suscitare interesse intorno alla vicenda, accompagnato dal PD, ha scritto: la verità è più grande di qualsiasi tornaconto, la verità è sempre illuminante e ci aiuta ad essere coraggiosi, aggiungendo: vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo, se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Ora ho concluso. Io non credo che la commissione d'inchiesta possa resuscitare Moro, no, né lenire il dolore di una famiglia che, se l'avessero ucciso il 16 marzo, sarebbe stato un vantaggio per tutta l'Italia, che ha subito un'agonia immensa.
Io non sono interessato a questo. Io sono interessato a che episodi di questo tipo non abbiano a ripetersi. E io vorrei scoprire il massimo della verità sul caso Moro per assicurare democrazia e serenità non a noi, ma ai nostri figli e ai nostri nipoti. Perché nella mia logica dello Stato di diritto, nessuno, nemmeno per un bene superiore, ha il diritto di compiere reati. E io, questa è una mia impressione, sul caso Moro, anche in questi giorni, in commissione, si tocca con mano che molti giustificano, non dicendo, la ragion di Stato. Ma nessuno viene in mente che questa ragion di Stato, all'epoca, per fare un esempio molto materiale, tra virgolette, voluta dalla CIA e dal KGB, perché la CIA non vedeva bene l'ingresso dei comunisti al governo, ma non vedeva bene nemmeno tale ingresso il KGB, perché questo avrebbe dimostrato che c'era una via per arrivare al governo che non erano i carri armati. Ed è in tutto questo, a qualcuno può venire in mente che noi dobbiamo proteggere e non uccidere da capo dopo 36 anni quella persona indifesa della quale oggi tutti quanti, per pietà o per pietismo, non lo so, perché è stato ucciso o perché ormai non può far più danni, ne tracciamo le lodi, ma quella persona è stata la persona più combattuta della politica italiana. Anche all'interno della stessa Democrazia Cristiana, quella persona, se noi togliamo il periodo post 92 di Andreotti, Moro è stato combattuto e ostacolato da tutte le parti. Io concludo dicendo, Pasolini diceva: io so ma non ho le prove, io sono un tantino più presuntuoso e dico: io so ma non ho ancora tutte le prove. A me non servono le prove per mandare in galera le persone, a me servirebbero e basterebbero le prove per riscrivere alcune pagine della nostra storia, per poter consegnare alcuni fogli senza gli omissis a quelli che vengono sopra dopo di noi. Io credo che se noi come gruppo del PD e come commissione riusciamo a raggiungere questo obiettivo, il nostro scopo lo abbiamo fatto. Se è vero come è vero che quella di stasera, all'inizio dell'anno, è la 94esima puntata di una serata dove tante persone con attenzione, sensibilità diverse, se vogliamo anche opinioni diverse, stanno qui a ricordare una pagina brutta della nostra storia. Grazie. Grazie a tutti, grazie ai nostri due relatori, auguri alla Commissione di indagini.